Abita in zona Buenos Aires che mi può dare un passaggio. Che succede? Tutti in Buenos Aires abitate stasera? Vabbè, no, perché il mio fidanzato non mi ha voluto prestare la macchina. Vabbè, lasciamo perdere. No, perché ultimamente io devo dire che invece sono diventata più brava a guidare, sono molto più responsabile. Quando guido cambio le marce. La prossima settimana riprendo pure la patente. No, è arrivato il momento, ma che fa? No, che io poi la patente ce l'ho in realtà. Soltanto che ai miei tempi la patente a Palermo te la vendevano. No, io non l'ho comprato. A me me l'hanno regalata. Allora io, per onestà intellettuale, mi sono voluta iscrivere a scuola guida, perché la patente me la voglio meritare. Sto studiando. Con una certa rilassatezza, perché tanto io la patente ce l'ho, se non mi boccia, non me ne fotte, no? È bello perché qua a Milano già la scuola guida pure quella è diversa. Allora ti insegnano che devi mettere le mani sul volante alle 10:10. Cioè se le metti alle 10:12 ti bocciano. Pignoli, sti milanesi per 2 minuti. Vabbè. Invece a me a Palermo mi avevano insegnato che le mani vanno messe all'una precisa. Perché l'altra mano ti serve per salutare gli amici. Ciao. Ma ti può servire anche per comunicare con gli altri autoveicoli, no? Puoi fare per esempio, che sarebbe, se stai passando, non è perché c'è la precedenza, ma perché te lo sto concedendo io. Una cosa che mi dà fastidio della scuola guida è che ti insegnano delle cose che servono solo per il giorno degli esami, poi non le applica più nessuno, non si capisce perché. Per esempio, non si passa con l'arancione. Bisogna togliere il freno a mano prima della partenza. Ma chi la toglie? Io lo tolgo solo quando c'ho fretta. Poi un'altra cosa che ti insegnano è che se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, l'autovettura deve fermarsi per permettere l'attraversamento dello stesso. Io questa cosa l'ho vista fare solo una volta in Svizzera. A Palermo, se il pedone si trova in prossimità alle strisce, ci resta. L'unica speranza che ha di attraversare è tornare a casa e prendere la macchina. Ho già speranze. Proprio, guarda, nessuna speranza. Allora, sempre secondo quelli dell'autoscuola, io dovrei studiare anche il motore. Ma per quale motivo? A me se mi si rompe la macchina io l'abbandono là, tipo pilota di Formula 1. Cosa me frega a me? Safety car, vai. Cioè, a me questa cosa... Allora, a noi donne non interessa se la macchina si rompe, va bene? Non ci interessa proprio. Noi siamo tranquille, riusciamo a gestire la cosa. Io sono stata 2 mesi col freno rotto. Non ho avuto nessun tipo di problema. Quando dovevo frenare, calcolavo la distanza. E spegnevo il motore in corsa. Fatelo. Ma io direi che l'atteggiamento di noi donne è molto più onesto di quello degli uomini, che appena si rompe la macchina scendono e aprono il cofano. Ma che cosa ci apri che non sei in grado di fare niente? Tu li vedi messi là davanti, arrivano pure gli altri uomini, tutti messi là davanti, così. Perché l'uomo appena vede un cofano aperto, impazzisce. Si piazza là davanti, cioè, proprio, ah, che bello. Yeah. Poi, se il cofano non è il suo, ancora meglio. Si piazzano là e cominciano. L'olio c'è. L'acqua pure. Sì, vai a prendere il pane e finiamo di apparecchiare. Allora, il mio vero problema col motore, diciamo, sono le marce. E il mio fidanzato mi dice, il motore parla, te lo dice lui quando devi cambiare.
Io l'altra volta ho aspettato un'ora. Non mi ha detto niente. Ho detto, vabbè, faccio io, ho messo la seconda. Che dovevo fare? Non sapevo cosa parla, il mio è balbuziente. Allora, perché non mi ha voluto prestare la macchina il mio fidanzato, che sembra fesseria, ogni volta che gli chiedo la macchina in presa comincia a balbettare. Non me l'ha voluta prestare solo perché dice che sono negata, vabbè, perché l'altra volta gli ho chiesto a che cosa serve il terzo pedale, vabbè. Sa tutto a lui, sa. Mamma. Allora, lui è uno di quelli tutti precisini, considerate che quando dobbiamo uscire dice, amore, intanto io scendo e vado a scaldare la macchina. Manco fosse la casa di montagna. Appena c'è un graffietto sullo sportello, se lo va a sistemare con la pasta abrasiva. L'altra volta mi ha accompagnato a fare la spesa. Arriviamo al supermercato, io apro lo sportello, prima guardo la vetrina di fronte, c'ha dei vestiti bellissimi. Scendo, passa la macchina e si porta lo sportello. M'ha guardato con una faccia. Io ho detto, amore, non mi dire che hai finito la pasta abrasiva.